Pauline a Giovanotto. Oh, mi raccomando, eh. Grazie. Buona fortuna e un brindisi alla piccolina. Fortuna? Sapeste che paura che ho? Ma andiamo, se non lo sai tu che il parto è una passeggiata, chi può saperlo? Non è il parto, ho paura di quello che mi aspetta a casa. Anche con mio marito. Beh, insomma. Dio mio, qualche volta il dottor Jekyll diventa Mr. Hyde. Non fare la stupida. Chi ammette d'essere vigliacca è coraggiosa. Beh. Alla salute. 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 Mi mancherete tanto. Eh già. Anche la dottoressa presto non sarà più dei nostri, visto che tra poco diventerà primario. Ci chiamerà ancora col nome di battesimo? No. Povera stupida ti chiamerò. Povera stupida. Poi non è ancora sicuro, decideranno la prossima settimana. Devo tornare a casa, mio marito, il mio quasi ex marito viene a trovarmi. Daniela. Mm? Grazie. Di cosa? Il turno di notte? Di tutto. Scusa. No, lascia stare. Sai dov'è questa strada? L'ha fatto anche con me. È incredibile. Scusi. Dimmi. Mi sa dire... Cosa? Mi sa dire dov'è questo indirizzo? Un po' più avanti, sulla destra. Da quella parte. Sai dove lo tiene? In basso. Papà, voglio venire a stare da te. Da quando te ne sei andato, lei lavora sempre, giorno e notte. Beh, lo faccio anch'io. Sì, certo, ma questo dire continuamente tu devi pensare al tuo futuro, io non lo sopporto più. Appena comincio l'apprendistato e avrò abbastanza soldi, me ne vado via anch'io, promesso. Glielo hai già detto? No. Volevo che ci fossi anche tu quando glielo dirò. Salve, signor Kirchner. Come va con le erbacce? Come me, non muoiono mai. Sempre all'aria aperta, come lei, non è facile liberarsene. Lei non ci crederà, dottoressa, ma la mia schiena è migliorata moltissimo dall'anno scorso. Ah, mi fa piacere. Io davvero non capisco. Hai tante possibilità, puoi laurearti, puoi specializzarti. Si tratta della mia vita e delle mie scelte. È in gioco il tuo futuro. Non puoi abbandonare prima della maturità per fare il carpentiere. Falegname. Non è possibile. Apprendista falegname. E non si tratta del tuo futuro. E neanche di quello di papà. Si tratta del mio. Chiaro?
E tu, come sempre, fai finta di niente. Ah, Daniela, che io reciti un Padre Nostro o dica la mia, la tua conclusione sarà sempre la stessa, o sbaglio? Sì, certo, scegli la via più facile. È stato tutto abbastanza difficile negli ultimi anni. Vi dispiacerebbe smetterla. Per una volta non si tratta di voi. Mamma, vado a stare da papà. È molto meglio così. Non ne posso più di questo stress. Danagan. Non abita qui. Minzy, Danagan, sei tu? Sparisci. Forza, vattene via. Che succede, eh? Danagan. Che significa? Sparisci, ragazzino. Prima che lei chiami la polizia, capito? Polizia, i gendarmi, forza, via, via, via. Fila. Allora, parliamo con calma dei progetti di Paola. È stata una giornata dura. Quando vai via adesso? Non lo so. Un momento, ci sono ancora tante cose da chiarire, non credi? Sì, tanto ve la cavate benissimo da soli. Ma mi ha dato il permesso. Si può sapere chi sei? Sono il figlio di Silvio. Emil. Che cosa vuoi da me? Che tu torni a casa con me. È questa la mia casa. Ti ha mandato lui? No. Lui non sa che io sono qui. Mi taglierebbe la testa. Ora ti accompagno alla stazione e te ne torni a casa. No. Devi venire con me, se no... Se no cosa? Non me ne vado. E se vai via, continuerò a venire, qui a casa tua, oppure dove lavori. Parlerò con tutti. Perché vuoi che venga con te? Silvio è tuo fratello. Non ha più voluto avere a che fare con me da molto tempo. Lui dice la stessa cosa di te. Dovete chiarirvi. No, non dobbiamo. Invece sì, dovete. No, Franz, sono 2 o 3 giorni. Sì, naturalmente la clinica lo sa. La nomina a primario verrà decisa soltanto la prossima settimana. No, non voglio parlarne adesso. Sì, sì, esatto. Lo sai che parlare non è il mio forte. E neanche il tuo.
Hai dei problemi con tuo marito? Non è più mio marito. Ma lui lo sa che sei romena. No, non lo so. Dimmi, quanti anni hai? 14. Papà e io siamo soli. Perché soli? Che ne è di tua madre? Numai Sakarat. Non parlare rumeno. Se n'è andata quando ero piccolo. Se ne vanno via tutti, tutti. Tranne papà. Sveglia, muoviamoci, se no non riusciamo a prendere l'ultimo battello. Ti ho lasciato dormire quasi 2 ore. Lasciato dormire? Incredibilmente generoso da parte tua. Grazie. Emil, ma ti senti bene? Sì. Sono molto felice. Ferma. Ehi, fermati. Fermati qui. Vieni. Vieni. Un'ultima sfarza. Lo zio Jon è partito. Andiamo con Andreas. Hai mai repede poi. Poi mai rapido poi. Hai. Pe vremuri chiar mă sar mai eram și eu. Așa că îmi plăceau fetele. Lasă-mă în pace. Emilia, am impresia că ție îți plac femeile mai coapte. Lei e mia zia, brutto ubriacone.
Beh, ti piace? Siamo quasi arrivati, Dana. Dana, vieni. Non abitiamo più nella casa del nonno. Vieni. Dana, vieni. La riconosci? Preci immediati in cassa. Papà, io... Entra. Qui tu non sei la benvenuta. Vattene via subito. Vattene via e non tornare mai più. Andreas, torno a Tulsa, mi accompagni? È troppo tardi per navigare. Sta per fare buio. Accidenti. Vuoi bere qualcosa? Accomodati, entra.
Che cos'hai? Il vento. Non ho mai dimenticato il suo suono. Vieni di là. Paese non troverai un'altra camera, Dana. Siamo preoccupati, per favore chiama. Ivor Beste Cumine. Papà, parla con me, per favore. Non vuoi sapere come vive? Perché l'hai portata qui? Perché poteste parlarvi di nuovo. Le hai detto qualcosa? Allora? No. Non lo sa nessuno. Nessuno! Emil, torna qui! Quella era Dana, vero? O sbaglio? Sì. Lei deve andare via subito. È già andata via. No, è ancora qui. È da Andreas. Grazie per l'aiuto, nonostante... Nonostante? Nonostante le nostre famiglie non siano mai state molto amiche. Sì, è vero. In chiesa non potevamo neppure sederci sullo stesso banco. Già. Già. Ricordo ancora la sfuriata di papà all'epoca, quando ho passato di nascosto la notte qui, a casa vostra, mentre loro sono rimasti con Silvio sul lago. Il cuore sul cancello. Lo ha lavorato alla forgia mio nonno per la nonna. Perché sei tornata? Dimmi. Vuoi riprendertela? Che cosa? La casa. No. No. E dimmi, Silvio non ha mai cercato di riprendersela? Lo hanno fatto in molti subito dopo la rivoluzione. Io stavo facendo la maturità quando Ceausescu è caduto. Massimo dei voti. Non ha portato fortuna solo a voi. Ti sei fatta una famiglia, Dana. Sì. Una complicata figlia adolescente e un quasi ex marito. Anche lui complicato. Quasi. E tu? Sono troppo esigente. Chi vorrebbe mai vivere qui? Buonanotte, Andreas. Buonanotte. Che hai scoperto? Dov'è finita? Un posto che si chiama Tulcea. Che cos'è? Una città in Romania. Una città sul delta del Danubio. Ha prelevato dei soldi là oggi. Che cos'è andata a cercare? Non ne ho idea. Ci sono alberghi? Le abbiamo messo troppa pressione addosso. Sì. Prepara le tue cose. Intanto io cerco un volo. Sì.
cosa te ho, già smetti un caso. Ce faccia aici. Non sai più parlare, Romeo. Non hai il diritto di stare lì. Sono anche i miei genitori. Non ti appartiene più questo luogo. È vero. Dana, non puoi andartene. Sono venuta, Emil, ho fatto quello che volevi. Ma ora basta, mi dispiace. Zio Yon, mi accompagni? A Tulcia? Sì. Sì, sali. I nonni che tu conosci sono i miei genitori adottivi. E i tuoi nonni veri sono di qui. Quelli veri? Vuol dire che tu sei... Sono una Roma anch'io, allora. No, non sei una zingara. Sono della comunità tedesca in Romania. Sono nata qui. Loro erano pescatori. La loro barca è affondata nel Mar Nero durante una tempesta. E ho anche un fratello, Silvio, che vive qui. E il ragazzo, Emil, è suo figlio. Tuo cugino. Dimmi che non è vero, mamma. E perché ce l'hai nascosto? Non lo so, forse non volevo scioccarvi. Non volevi scioccarci? Come si convive con una cosa simile? E da quando la verità è più scioccante di un'odiosa bugia? Brava, fantastico, complimenti.
Che cosa c'era di vero nel nostro rapporto? Questo puoi dirmelo. Non lo so. Ricordi ancora chi sei veramente? Daniela, Dana, Daniela. Un falso nome, falsi capelli, falso... C'è da sentirsi male. Don't follow me, Gypsy. Vattene via! Ho detto che devi sparire. Ok. Che cosa vuoi da noi? Ti ha raccontato tutto o sbaglio? Tornerai in paese ora. Devi togliertelo dalla testa. Fammi andare, sennò perdo il treno. Dana deve rimanere. Nessuno sarà più felice. Nessuno. Né tua madre, né mio padre. Quanto ci vuole per arrivare al tuo paese? Mi dai per favore il cellulare? A me non risponde. Paola è maggiorenne, che tu voglia riconoscerlo o no. Si farà viva lei. Mi dispiace, Franz, di non avervene mai parlato. Mi vergognavo molto. Di cosa? Di essere romena, forse? I miei erano contadini, è grave. Ecco, l'ho spento. Vuoi parlarmene ora? Ce țâțe mișto are gagică ta! Che cosa ha detto? Che hai delle belle scarpe, ha detto. Sì, come no. Come mai parli così bene la mia lingua? La studiate forse a scuola? No, me l'ha insegnata papà. Qui un tempo c'era una grossa comunità tedesca. Quella è Rodica. Si prende cura di me e di mio padre. Ha fatto nascere metà del paese. Anche tua madre. Rodica, lei è la figlia di Dana. Paola, io mi chiamo Paola. Papà...
Questa signora, per caso, è mia nonna? Non assomiglia a mia mamma. Sì, è mia madre. E questo chi è? Ti interessa veramente? Sì, certo. Dato che è anche la mia famiglia. Mio fratello e io, dopo la morte dei nostri genitori, siamo finiti in un orfanotrofio. Avevo solo 6 anni. In paese non ci voleva nessuno. È stata una cosa... È stato terribile. Ma noi siamo sempre stati molto uniti. Poi sono venuti a prendermi, all'improvviso. Ci hanno concesso un paio di minuti per dirci addio. I Berger mi avevano adottata e volevano solo la piccola bambina graziosa, non il fratello maggiore. Nessuno ha mai saputo dell'adozione. I Berger volevano essere i miei veri genitori. Per favore, avevi tutto il tempo per farlo e non hai mai detto niente, né a me, né a tua figlia, nemmeno ai tuoi amici. Non ha portato nessun vantaggio neanche a te. Ma di che cosa ti vergognavi? Non lo capisci? È così semplice. Mi è stato inculcato ogni giorno che tutto quello che riguardava i miei genitori era talmente sporco che nessuno doveva saperlo e che dovevo considerarmi fortunata di non essere più un rifiuto umano, ma di essere una borghese. Sì, perché così finalmente ero pulita. E guarda un po', è andata così. Io la chiamerei vigliaccheria. E tu chiamala come ti pare. Sì. Sì, Paola, dove sei? Va bene. No, si è calmata, ora stiamo parlando, sì. Resta lì, veniamo a prenderti, sì. Sì, veniamo noi. Bene, a dopo, ciao. La principessa è ora dal suo nuovo zio. Che facciamo? Mandala via, Silvio. Non farti abbindolare. Lei vuole conoscere la sua famiglia. E vuole sapere anche tutto quello che sua madre ti ha fatto? Silvio scappa il figlio, a voi la figlia. La vita è piena di coincidenze. Già, e in più contemporaneamente. Tu sei il suo quasi ex marito? Ha detto così, quasi ex marito. Ha sottolineato il quasi. Strana questa sua franchezza. Non è nel suo stile. Puoi passare la notte qui sulla mia casa galleggiante. Dana, tu puoi stare da me anche stanotte. La porta è sempre aperta. Grazie, Andreas.
è dove andiamo sempre a sciare. Io ho imparato da bambina. Ci sono montagne qui in Romania. Certo, sì. I Carpazi meridionali. Però non andiamo a sciare. E questo è papà vestito da Babbo Natale. Voi ce l'avete Babbo Natale, non è vero? Naturalmente. Buonasera a tutti. Ma mi capiscono? Se non mi sbaglio, lei dovrebbe essere Silvio. Mi chiamo Franz Tarnek, sono il quasi ex marito di Daniela Berger Tarnek, o comunque si voglia chiamare. Sono lieto di conoscerla, finalmente. Silvio, vieni un momento, ti devo parlare. Subito. Si accomodi qui con noi. Venga, si sieda. Mi hai mentito. Ho visto la barca di papà nel cantiere navale. È affondata. Loro due sono annegati, mi hai detto. L'hanno ripescata e portata in secco. Non è mai affondata. Che cos'altro non mi hai detto? Lo chiedi tu a me, è incredibile. Paola, vieni. Dobbiamo parlare. Dopo 18 anni, qualche ora in più, che importa? Paola. Lasciala stare. Sono perfettamente d'accordo. Incredibile, appena 2000 chilometri da dove abitiamo. La vita è completamente diversa. Del tutto. Voi non sapete più niente del porco che muore per donarci la salsiccia. Io sono vegetariano. Allora sopravvivere qui per te sarebbe impossibile. Già, già, proprio come per voi, gli ultimi orgogliosi moicani di qui, eh? Che cosa vuoi dire, Franz? Che siete gli ultimi romeno-tedeschi qui. A un certo punto il tempo spazzerà via la vostra storia e la vostra cultura. E arriverà il nuovo. È la vita. Se la vi. Se la vi? Già. Siamo sopravvissuti a tutti. Russi, nazisti, comunisti. E abbiamo imparato. Qualche punto fermo deve restare nella vita, altrimenti è sprecata. Sì, ma ora siamo in Europa, non dimenticarlo. Ora questa è Europa. La prosperosa Europa. Sì, tu mi capisci. La grande Europa, ecco cos'è. Sì.
tedeschi, ucraini, russi, turchi e perfino tartari. C'era abbastanza lavoro. Adesso se ne vanno via tutti. Qui c'erano tra le 400 e le 500 famiglie. Sì. Oggi ce ne sono appena 80. Già. A noi, figli del Danubio. Sì, brindo con voi, mi piace molto. A noi, figli del Danubio. Sei sicuro che non dovremmo cercare mamma? Sicurissimo. Avete già deciso dove passerete la notte? Da Andreas. È meglio se lo chiedi al parroco. Oppure all'osteria. Perché Andreas è un tipo simpatico. Se lo dici tu. Che cosa dovrei dire? A cosa ti riferisci? Ah, niente, una vecchia storia. Troppo vecchia perché valga la pena di raccontarla. Che guardi? Niente. Vorrei capire come andrà a finire. Speriamo bene. Grazie. Anche per la cabina. Sai per caso dov'è finita mia moglie? Perché tu non lo sai? È scomparsa da ieri sera. Da me non è venuta. Sei preoccupato? Dove sei stata tutta la notte? Mollata. Mollata? Non capisco. Però Andreas ha capito. Piacerebbe anche a me. Le hanno dato un avvertimento. Mi hanno detto che aspetti ad andartene. Ma chi potrebbe essere stato? Lo scoprirò, stanne certo. Fareste meglio a ripartire. Non ci penso proprio. Mamma! Mamma! Thank you.
Rodica! Rodica, apri la porta, presto! Rodica, devo parlarti! Che gli è successo? E come faccio a saperlo? C'è nessuno? C'è nessuno? Sorpreso? Ma certo, credevo che ve ne foste già andati. Ah, sei deluso. Dov'è Dana? Di ritorno dalla sua imprevista gita in barca. Cari moicani, ora mi raccontate cosa succede qui, nel vostro bel paesino. Prima mi racconti, poi la birra. Sei la più anziana, Rodica, devi saperlo. Come hanno perso la vita? Erano tempi molto brutti, bambina. La bella casa, accanto alla chiesa, apparteneva a tuo nonno. Lui è morto sotto Hitler e tuo padre l'ha ereditata. Dopo la guerra sono arrivati i comunisti che hanno espropriato la casa e tuo padre non ha mai superato quel dolore. Mio fratello Dragos, in quanto caposquadra della cooperativa di pescatori, ha avuto in concessione la vostra casa. Dragos era il padre di Andreas, che poi l'ha avuta in eredità. Ma purtroppo il padre di Dana non è mai riuscito a darsi pace e ha tentato con ogni mezzo di riprendersi la proprietà di famiglia. Ha provocato Dragos. Voleva portarlo in tribunale. Gli ha fatto causa per riottenere la sua proprietà. Infatti, da piccola non potevo neanche giocare con Andreas. Tuo padre ha portato la discordia in paese. E la discordia è degenerata. In paese hanno deciso di dare al padre di Dana una lezione che non avrebbe dimenticato. Hanno deciso di manomettere il timone della sua barca. Del peschereccio? Sì. Che ora è nel cantiere navale di Tulcia? Sì. Ed è scoppiata la tempesta. Chi è stato a farlo, Rodica? Ormai sono tutti al cimitero. Dana, lasciali riposare in pace. Silvio ne era al corrente. Ha ascoltato una conversazione prima che vi portassero all'orfanotrofio. Lui voleva proteggerti, Dana. Tu eri ancora così piccola. Dana, io vi ho fatto nascere entrambi. E tua madre era una mia cara amica. E io volevo prendervi tutti e due con me. Ma io non potevo farlo. La gente del paese
Sì, lo capisco. Grazie. E grazie per non avermi presa con te. Altrimenti forse sarei morta. Silvio non ha mai cercato di riavere la proprietà. Ma gli spetterebbe. Non è importante? Sto imparando che cosa è importante. Andiamo a fare un giro. Come puoi restare qui in paese? Perché non mi hai detto niente? Te ne avrei parlato prima o poi. Ma tu te ne sei andata via. Dana, sono venuti a prenderti. Preparati presto. Noi ci eravamo fatti una promessa. Che saremmo rimasti uniti e che saremmo tornati insieme nella nostra casa. Io ti ho cercata. E mi hai anche trovata. Dana! Dana! Non facciamo l'elemosina. Dana, sono io, Silvio! No, no, via per favore, vattene. Lo conosci? Vattene per favore, non facciamo l'elemosina. Ma quella ragazzina non eri più tu. Quella non era più mia sorella. Ti hanno offerto una nuova vita e hai approfittato molto bene dell'occasione. Ti ho respinto, hai ragione. E la tua immagine davanti al cancello. Da quel momento mi perseguita. Non hai mai provato nostalgia del nostro paese? Ti ho mandato tante lettere. Tutte respinte al mittente. Non ce la faccio più. Voglio solo tornare a casa. A casa mia. Vi ci porto io, se volete. Grazie. Scusa. Dana, non devi andare via. Non ancora. Perché no? Non posso dirtelo. Ho dato la mia parola. Non è possibile. Hai il cellulare spento! Non preoccuparti! Emil conosce il delta del Danubio perfettamente. In questo posto spariscono tutti quando gli gira. È ridicolo. E tu dove stai andando ora? Da Silvio! Forse lui sa dove sono! Pranzo, bicchierino? Dai, piantala, per favore. Emil! Emil, vuoi dirmi perché siamo venuti qui?
No, non posso dirlo ad anima viva. Ho dato la mia parola d'onore. Silvio? Silvio? Senti un po'. Non c'è bisogno di dirlo a me. Dillo al mare. Quando un paio di settimane fa ho sentito per la prima volta mio padre lamentarsi. Mi sono alzato e mi sono avvicinato piano al suo letto. E ho visto che stava soffrendo con dolori atroci. Tremava ed era sudato. Da quanto tempo lo sai? Sei un maledetto idiota. Vengo spesso qui. Il posto migliore per sognare. Voglio vedere il mondo. Perché mai i tuoi genitori vogliono divorziare? Poco dialogo, molte litigate. Non ne ho idea. Ma è bello invece conoscere il motivo per il quale ci si vuole battere. Non so proprio chi sia. Chi sia mia moglie. Non so nemmeno chi sei tu. E cosa ti sta succedendo? Non mi devi certo delle spiegazioni. Ma una cosa la so. Che sei proprio un bel imbecille. Perché non hai ancora capito che tuo figlio è venuto a cercarci per portarti qui mia moglie, perché voi poteste finalmente chiarire tutto quello che vi è successo. Un gesto molto coraggioso da parte sua. E anche per lei. Dalle una possibilità.
Cerca di riposarti. Emil, Emil, così è inutile, dobbiamo parlare con loro. Paola, dove hai passato la notte? Dov'è la mamma? A Tulcea, in ospedale. Per Silvio. Lo sai che tuo padre è malato? Anunță-mă când ajunge domnul doctor Mateescu, te rog. Da, doamna doctor. I'm Dr. Tanek from Vienna. We spoke on the phone. Dottoressa Tanek, parlo la sua lingua. Piacere. È anche lei un internista? Sì. E suo fratello non le ha detto niente? Sa, mio fratello e io abbiamo un rapporto un po' complesso. Pancreas all'ultimo stadio ormai diffuso, con metastasi ovunque. A essere sincera, non gli resta molto tempo. Non possiamo fare più niente. Mi dispiace. Lui lo sa da mesi ormai. Va in ambulatorio. Si fa dare gli antidolorifici. E non dice una parola. Potrà farcela. Gli è rimasto poco tempo. Ti prego, vieni da noi. Da voi? E per cosa? Per sentire meno dolore? Là, nei nostri centri clinici, potremmo starti vicino e prenderci cura di te. Gli ospedali fanno ammalare e arricchire le società farmaceutiche. Io sono nato qui. Ho vissuto qui e morirò qui. Eh? Le chiedo di comprendermi, professore. Come le ho detto, si tratta di mio fratello. Sì. Per te. Sì, sì, grazie. Naturalmente. Se sei seduto sul Danubio a Vienna, bevila tutta, poi gettala in acqua.
Te la riporterò piena. Quando hai voglia, vieni a berti una dopo di te. Con noi. E naturalmente mi farò viva in ospedale quando torno. Bene, grazie. Tesoro, noi due riparleremo di tutto con calma quando tornerò a casa, va bene? Certo. Mi dispiace tanto. E riparleremo soprattutto dei tuoi progetti futuri. Sicuramente no, mamma. Ah, a proposito di progetti, tieni il contratto d'acquisto della barca a Dulce. Se ti serve qualcosa, fammelo sapere. Franz! Sì, anch'io. Rifare tutto. Soldi. Quanto? Per i soldi dobbiamo trovare accordo. Quanto? Tanti soldi, dipende da quanto lavoro. Quanto? Quanti soldi? Non posso sapere. Ma non soldi. Più dipende o meno. Da quanto tempo. Dove palinste rock? Chi può bere può anche ballare. Risposto. Congratulazioni, sei stata nominata primario. Ma senti cosa c'è scritto. Allora, la solita tiritera, bla bla bla. Ma dov'è? Sì, ecco. Quello che apprezziamo è soprattutto il suo impegno in campo umanitario. Niente male, li hai davvero colpiti, sono felice per te. Sì, dannata segreteria. Saluta Silvio da parte mia. E anche gli altri, spero che tu stia bene, eh? Allora, ciao, un bacio. Signor Tanek, è tornato ad abitare qui? Sentiva la mia mancanza? Beh, neanche io la sua. Oh,
Dana. Voglio farti vedere una cosa. Volevi sapere. Vieni. Essere venuto a cercarti e dopo aver visto che stavi bene, non sono più scappato. Sus! Sus un po'! Struvajte smirga jedu! Grajte ci. È stato un bene. A te tutto questo è stato risparmiato. Ogni volta che sono fuggito, loro mi hanno sempre ritrovato e riportato indietro. L'esercito è stata la mia salvezza. Sono stato un bravo soldato. Ho sperato di riavere indietro la nostra casa come ringraziamento per il mio onorato servizio. Perché non te l'hanno restituita? Che cosa mi ha raccontato allora, Rodica? Papà non ha mai accettato l'esproprio. Ha fatto di tutto per poter rientrare in possesso della casa. Ha anche denunciato il padre di Andreas alla Securitate. Dragos è finito in galera per 4 anni. E quando l'hanno rilasciato ed è tornato, tutto il paese era dalla sua parte. E hanno deciso di impartire una bella lezione a papà. Quanto a me, mi sono vergognato di papà. Un'infamia. Thank you.
Ti prenderai cura di Emil, vero? Ma certo, ci puoi contare. Aspetta. Isabella. Zicea ură către altă iar va răsturna nouă piatra de pe ușa mormântului. Doamne, că tatălui și-a fiului și-a veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. Puoi venire a vivere con noi, se vuoi. Lo so, ma la città mi fa paura. Emil. Vieni, Emil, portala tu. Bravo. Mi piacerebbe contribuire, visto che Paola ora sta da te. Sì, ma lei ha già in mente altri programmi. Finita la scuola, vuole andare in una comune, ma ora vuole tornare da te. Ah, sì? Mm. Da Daniela o da Dana? Quale delle due ti piace di più? Non ne ho idea. Forse ci sono sempre state tutte e due. Anche se mi piacerebbe passare un po' di tempo con Dana. Ah, ma non ti ho mai detto una cosa. Anch'io ho un fratello. In Vietnam. Sì, davvero. Non è possibile. Ma sei impazzito. No, non lo vedo da 20 anni, credo. E mi piacerebbe andarci. Probabilmente alleva gamberetti o polli, oppure coltivare. Ma dai, non è possibile, però stai inventando. Quasi causale, asa sciore, ma non sciore, hezza, hezza, pifurista, tipo pai, qui al figure, se ci sai la maritigio, dai.